immagina di dover pensare alle ambientazioni per una favola. La foresta del fauno, le pozze delle sirene, una scalinata che raggiunge le nuvole e una cascata di oro fuso. Questa però non è una favola, ma un'isola che c'è e non è neanche così lontana dall'Italia. Ciao a tutti, qui Giorgio e Martina, bentornati a Madeira, dietro di noi laggiù in fondo Funchal, che già vi abbiamo mostrato in un altro video, perché questo è dedicato alle bellezze naturali di Madeira. Abbiamo deciso di fare questo video in una maniera un po' particolare, nel senso abbiamo diviso le cose da vedere per zone più che per giorni come le stiamo facendo noi, perché stiamo facendo un casino noi. Esatto. Facendo un casino, perché Madeira ha un meteo molto variabile e quindi in base a quelle che secondo noi sono le condizioni più probabilmente favorevoli, ci stiamo spostando. Vi diamo ovviamente anche delle indicazioni su quelle che secondo noi sono le ore migliori della giornata per visitare certi posti, ma partiamo, andiamo. Let's go. Bello Gabbiano, bello! Ciao a tutti e benvenuti alle Faroe! Oh, che bel viaggio, istantaneo proprio! Ragazzi, siamo su il Miraduro de Punta no, de Rosto. Rosto. E questa è la figata che c'è qua. Non so che altro dire. Bellissimo. Tra l'altro non c'è nessuno perché tipo 5 minuti fa si è messo a piovere. Sì. Noi abbiamo aspettato in macchina che andassero via tutti e adesso non c'è nessuno e siamo qui da soli, coi gabbiani. E il vento. Non so se ci sentite perché c'è un vento pazzesco. Al massimo doppiamo. Fai un po' così. Ok. Da qui volendo, anzi da un po' più a sud, parte anche una camminata per arrivare a Punta San Lorenzo, camminata che non faremo perché abbiamo un sacco di cose da fare e vogliamo riservare il tempo di quella camminata per qualche altra camminata o altre cose da vedere. O altre locations. Esatto, però ve lo facciamo sapere perché appunto le immagini che abbiamo visto sembrano belle, però non così tanto diverse da quella che si può ottenere qui, che già è stupenda. Guardando verso ovest il cielo non promette niente di buono. Un peccato visto che quella è proprio la nostra direzione, anche perché più a est di così non è che si poteva andare. Seguiamo la costa nord fino ad arrivare ad un altro punto panoramico, con anche delle piccole passerelle di vetro sospese sul mare. A circa 10 minuti di macchina da qui c'è un altro miraduro, da cui si vede una splendida cascata che non sappiamo perché ma ci ricorda Jurassic Park. In realtà questo punto panoramico è accessibile senza problemi, credo, sembra, ma è di un hotel. Sì. Nessuno ci ha fermato, questo intendevo dire. Esatto, questo è l'importante. Comunque, questa cascata è molto bella, ma si vede meglio dal drone, cosa che adesso vi facciamo vedere insieme a un dietro le quinte che non vi abbiamo mai mostrato prima. Per rispondere alla domanda, come fa Giorgio a vedere lo schermo per pilotare il drone quando c'è il sole? Così. Perché io non porto gonne, ma tende parasole. Bene, svelato anche questo segreto del mestiere, proseguiamo perché siamo a Sant'Ana. Visto che eravamo qua, vicino all'hotel c'è il ristorante, abbiamo deciso di fermarci a pranzo. È un posto molto turistico, infatti il ristorante su in realtà è pieno, stiamo pranzando sotto al bar. Ma è bello, c'è un'ottima vista e soprattutto visto che è molto turistico ho pensato magari sando cos'è il senza glutine. Cos'hai preso? Polpo. E tu? È un nome particolare per... Cioè... sti cavoli, non ricordo. La Martina è impegnata a farsi il piatto quindi mi farò un selfie. Io ho preso invece un'insalatina per rimanere leggero. Buon appetito Marti. Comunque sto
stavamo parlando di Sant'Ana e delle sue casette colorate, che sono le case tipiche di Madeira. Era in case come queste che abitavano i primi coloni dell'isola sin dal XV secolo. Queste case triangolari sono in legno e il tetto è fatto di paglia o cereali coltivati in zona, ottimi per l'isolamento termico. Di solito al piano superiore si trovava il granaio, mentre al piano di sotto una sorta di monolocale o bilocale dove le persone effettivamente vivevano. In questa ci abitano? Che bella! Comunque, poco turistico come posto, eh? Decisamente. Quattro casette e però pieno pieno di gente. Sì. Chiaramente ce ne sono anche altre sparse per Sant'Ana o comunque nei dintorni, però chiaramente questo è il posto per fermarsi senza dover fare una caccia al tesoro. Esatto, tra l'altro c'è anche il parcheggio gratuito qua di fronte e tre al momento delle quattro casette sono aperte con artigianato locale, la quarta che è l'ufficio turistico è chiusa, sì. Vabbè. E niente, appunto, provate a guardarvi un po' in giro mentre passate da queste parti perché potreste comunque vederne, ecco. Noi riprendiamo alla ricerca comunque di casettine carine, direi. Andiamo. Da Sant'Ana proseguiamo verso il parco forestale Das Queimadas. E qui facciamo una piccola parentesi sulla guida a Madeira perché è un po' complicata. Infatti è un po' come guidare sempre in montagna. In alcuni punti le strade sono anche molto strette, tanto che se arriva una macchina dall'altra parte bisogna cercare uno slargo e accostare. Oltre a questo in città ci sono anche tanti stop in salita, quindi vi consigliamo di non noleggiare una macchina piccolina e poco potente come ad esempio la Panda. Meglio avere qualcosa di un po' più potente e magari anche con l'assistenza di partenza in salita se non sapete fare il gioco col freno a mano. Vicino al parcheggio c'è un bar circondato da alberi che sembra la casa di Hansel e Gretel e da qui parte la camminata PR9 per il Caldeirão Verde. E adesso andiamo... No! E però che noi non andremo a vedere. Nel senso, sono 13 km andata e ritorno, A noi sembra leggermente eccessivo per una cascata visto che siamo un po' pigri. Sì. Soprattutto ci sarebbe poi da continuare per il calderaio d'inferno e in questo specifico momento quel tratto poi è chiuso, quindi sì. non ci va tanto, abbiamo altre idee comunque di fare una bella passeggiatina qui perché comunque ci sembra molto molto pittoresco e poi di fare andiamo un'altra da un'altra parte. Esatto. Buongiorno, buongiorno di che? Non lo so. Buongiorno, sì. A caso. Questa siamo arrivati a un bar dal quale si può partire per una passeggiata per arrivare fino al Pico Ruivo. Che è ora, quello che dobbiamo fare. Al tramonto. Guardate che belle condizioni che abbiamo trovato. Ora, entriamo un attimo al bar, prendiamo un caffettino e capiamo un attimo cosa fare perché... Per il tramonto abbiamo ancora un paio d'ore, la camminata, cioè non per esattamente il tramonto, ci vogliono ancora 4 ore per il tramonto, però un'ora e mezza per raggiungere Pico Ruivo e poi capire cosa fare, nel senso che se magari poi le nuvole scendono piano piano... È figo. Ma se rimane così... Abbiamo solo sprecato un tramonto, tra virgolette. Non so, vedremo, ci ragioniamo... Adesso capiamo. Vi facciamo sapere. Dovevo aspettare? Puoi farlo alla vetrina il video, ho trovato 2 torte senza glutine. Secondo i ragazzi del bar non si schioda questa situazione stasera. Sì. Quindi abbiamo deciso di fare un'altra cosa, sì. Ma se riusciamo a tornare a Ruivo e a farvelo vedere, ci hanno anche lasciato il loro numero per chiamarli e chiedere delle previsioni, esatto. Ve lo facciamo vedere. Quindi? Quindi ci vediamo tra poco. Eccoci qua, allora è 3 giorni che monitoriamo la situazione e la situazione non cambia, non è cambiata, Pico Ruivo purtroppo non è cosa per questo viaggio, peccato, e la dice lunga il fatto che questo potrebbe neanche essere Pico Ruivo, potremmo essere da un'altra parte e voi non lo sapete, forse non lo sapevano anche noi, dove siamo finiti. Ora, per dormire, vi abbiamo fatto vedere che a Funchal siamo stati al Sea Boutique Hotel e in realtà saremmo dovuti rimanerci 5 notti. Ma... i proprietari ci hanno detto c'è un altro posto che in realtà non ha ancora aperto, vi piacerebbe andare a vederlo? Abbiamo visto 2 foto e abbiamo detto... Decisamente, e quindi stiamo facendo qui 2 notti, vi mostriamo Villa Camellia. Iniziando dall'ingresso, in realtà dal vialetto d'ingresso, perché anche quello comunque è molto molto carino con tutte le statue, ma appunto questo è l'ingresso, noi per il momento la macchina l'abbiamo lasciata qui, va bene così, entriamo. Andiamo di qua, l'ingresso è rosso come questa bellissima stanza. Niente male, siamo tutti rossi. Questa è la stanza dalla quale abbiamo iniziato a parlare di Villa Camellia, una stanza invece verde e là in fondo diventa anche un po' più rosina,
Qui ragazzi lo stile è veramente top, cioè bellissimo, gli arredamenti, i mobili vintage, fantastico. E di qua? La nostra stanza, vediamola. Come vi dicevamo, il posto non è ancora aperto nel momento nel quale siamo noi adesso, siamo qua in via del tutto eccezionale, tra virgolette, appunto stanno ancora facendo i giardini, ci sarà la piscina e quindi il link che trovate in descrizione, immagino che una volta che poi sarà disponibile si verrà aggiornato. Niente, tieni, sembra una spilla carina. Che ragazzina tutto bene. Che sei. Comunque, adesso andiamo a cena e per cena abbiamo organizzato una cosa un po' particolare. L'autista ci viene a prendere e ci lascia in un parcheggino vicino ad un agglomerato di case. Ora dobbiamo solo trovare il ristorante in cui ceneremo, che è un ristorante a porte chiuse, ovvero a cui si può accedere esclusivamente su prenotazione. Ci è voluto un attimino scendere, però bellino, bellino. Molto folcloristico, direi. In questo ristorante, che tra l'altro ha una bellissima vista sul paesaggio circostante, vengono serviti piatti della cucina contadina di Madeira. Fave, carote, carne alla brace, verdure e riso con fagioli. E in questo caso è stata super utile la carta che spiega che cos'è senza glutine in portoghese, perché il cuoco, oltre a non parlare inglese, non sapeva bene che cosa fosse. Vi lasciamo quindi, come per tutte le altre informazioni, il link anche di questa in descrizione. Bella, mi è piaciuta questa cena, è stata interessante. Mi hanno portato la torta, quindi ottimo. Comunque, cosa dire? Che anche a me è piaciuta molto, effettivamente cucina casereccia, molto molto tipica, ma molto molto semplice anche. Questo è uno proprio di quei casi in cui meno è di più. Nel senso che proprio su questa casettina che guarda su tutto il panorama in questa gola, che un posto che probabilmente nessun altro conosce se non per pochi intimi appunto, a parte la tavolata qua di olandesi. Però boh, è veramente veramente bello, sì. Quasi un'esperienza a casa dei locali. Quasi un'esperienza a casa dei locali, come avevamo fatto alle Faroe, a Mauritius. Mi sa che questa la inseriamo come spunta sul nostro sito, a casa dei locali. Piccola nota, noi abbiamo prenotato questa esperienza tramite gli hotel in cui siamo stati e è compreso anche appunto il servizio di andata e ritorno con l'autista. Si potrebbe anche prenotare direttamente questo ristorante, bisogna sempre per forza prenotare e si spende più o meno la metà. Però non sappiamo come prenotare perché praticamente credo ci sia solo il numero di telefono e loro parlano solo portoghese. Quindi, insomma, questo è quanto. Buonanotte e domani nuovo giorno, nuove avventure. Ora Pico Ruivo è collegato a Pico do Areiro con una camminata di circa 7 km solo andata. Noi non avevamo intenzione di fare questa camminata fin dall'inizio perché è una camminata appunto già di difficoltà moderata, poi diventano 14 km, diventa impegnativo e questi due picchi sono raggiungibili con camminate più brevi da dei parcheggi più vicini a ognuno dei due picchi. Quindi questo era il piano, fare Pico Ruivo al tramonto e Pico do Areiro, dove siamo adesso, all'alba. Ora, noi è da diversi giorni che teniamo d'occhio una webcam che è proprio su Pico do Areiro. E è sempre stato nuvolo, al che ci siamo chiesti, ma non è che per caso magari non funziona, c'è sempre quell'immagine appiccicata, andiamo a controllare di persona. Effettivamente no, è tutto nuvolo, non si vede assolutamente niente. Abbiamo ancora un giorno, quindi può darsi che domani riproviamo, dita incrociate, tenetela anche voi per noi. Se riusciamo comunque a vederlo questo Pico do Areiro, lo vedete ora. Sto davvero mangiando le mani perché sembra uno spettacolo da qui. Cioè, anche soltanto vedere in questa situazione con la passerella sulla montagna che scende con questi fiori. Che peccato, che peccato. Anche se non è il tempo che avevamo sperato, forse è appropriato. Il punto che vogliamo raggiungere è la cosiddetta scalinata per il paradiso. E il paradiso non viene sempre rappresentato come un luogo fatto di nuvole. Comunque, finché non piove, noi stiamo provando anche a fare delle foto in time-lapse e abbiamo avuto anche tipo 4 secondi e mezzo di sole. Non so se l'abbiamo presa però col time-lapse. Poi controlliamo. C'è
C'è da dire che però è comunque molto molto suggestivo vedere il cambio anche di nuvole, perché letteralmente nel giro di 5 secondi può cambiare la situazione, si può vedere un po' più la montagna, poi scompare. È bello. Non è quello che ci aspettavamo, ovviamente, perché noi ci aspettavamo il sole, magari le nuvole sotto di noi, insomma, quelle immagini che abbiamo visto prima di partire. Sì. Wow! No! Magari, appunto, bisognerà fare un altro giro. Sì. Ora però ci si va a scaldare un po'. Sì, decisamente. Noi abbiamo portato la crema solare, la confezione grande, gli occhiali da sole, due costumi da bagni, ma adesso stiamo facendo shopping. Allora, questo lo devi prendere perché sostituisce quello che ho addosso in questo momento, che è in carta pecorito. Ma bellissimo, bello pesante, per questo clima è perfetto. Comunque, parlando con la ragazza alla quale abbiamo pagato questa cosa, ci ha confermato che è super inusuale questo meteo in questo periodo dell'anno, ma perché hanno avuto un inverno secco e rigido e quindi adesso sta recuperando tutto praticamente. Sì. E si sono abbassate molto recentemente le temperature, ma sì, quando eravamo a Funchal c'erano 28 gradi, Nel giro proprio di 5 giorni. Bene, così. Comunque, dopo lo shopping mettiamo anche qualcosa di caldo nello stomaco. Un posto che vi straconsigliamo in questa zona è l'Albergo del Pastore, che ha nel menù un sacco di piatti tipici. Cominciamo con due zuppe tradizionali, quella di grano per me e quella di pomodoro per me. Attenzione però, perché non in tutti i ristoranti è senza glutine. Proseguiamo assaggiando l'espetada, come lo fanno qui, e questo è un po' difficile da mangiare con le mani. Buono, c'è molto aglio, quindi a chi non piace l'aglio non piace. Io ho preso un altro piatto tradizionale, c'era scritto maiale fatto in qualche maniera. Assaggiamo. Morbidissimo, buono. Non capisco bene con cosa è fatto, forse dovevo leggere meglio. Comunque siamo stati tra i primi ad entrare e quindi non abbiamo visto quanto erano grandi i piatti sugli altri tavoli, perché non c'era ancora nessuno che aveva ordinato e sì, abbiamo un po' sovraordinato. Decisamente, porzioni qui molto abbondanti, quindi sappiatelo, ecco. Bene, però si è mangiato davvero bene, consigliatissimo davvero. E forse tra maglioni e zuppe ci siamo scaldati un po' troppo e abbiamo bisogno di una doccia rinfrescante. È stato bellissimo! Rifacciamolo! Eccoci qua! Questo è un altro posto imperdibile a Madeira, che è la cascata Car Wash. Sì. Perché cade direttamente sulla strada e sulle macchine che passano sulla strada. Ora, noi qui volevamo fare un po' di foto e video da questa parte verso di là, ma c'è un sacco di gente! Sì. Il sole ormai è sceso dietro quelle nuvole, perché nel frattempo abbiamo aspettato sperando che se ne andasse, invece no. Niente. E soprattutto volevamo farla contro luce, ma c'è chi ha parcheggiato la macchina molto furbescamente subito dietro la cascata. E quindi vabbè, abbiamo, diciamo, con le persone opinioni contrastanti sul qual è l'inquadratura migliore. In realtà va bene così, perché così la foto che se riusciremo a fare non ce l'avrà nessun altro. Se riusciremo. Vediamo. Perché appunto. Vedremo. Ce l'abbiamo fatta, tutti si sono spostati di qua, ma c'è un lato oscuro dietro tutto questo, perché si sono spostati tutti da questa parte della cascata e noi abbiamo avuto l'opportunità di scattare perché sono cadute dei grandi massi dalla parete. Esatto, e quindi sì, cadono ancora le rocce, non è tutto messo in completa sicurezza. No, non c'è niente in sicurezza, non c'è neanche una rete. Quindi, quindi state attenti. Prendete atto, noi adesso ce ne andiamo. È stato bello, ma ce ne andiamo. Doccia fatta! Doccia fatta! Dopo questa piccola deviazione sulla costa sud, torniamo nel centro dell'isola, in direzione 25 Fontes. Ma prima ci fermiamo in qualche punto panoramico sulla strada. Diciamo che devo ancora capire bene come funzionano i treppiedi, perché tra la gondola e qui... poteva andare peggio in questo caso però. Va bene. Comunque, parcheggio per questo miraduro in questo bar, che si chiama Bar Garagem, e a questo spiazzo dove noi abbiamo parcheggiato. Il bar al momento è chiuso, quindi non sappiamo se effettivamente chiunque può venire a parcheggiare, però la salita è qua, quindi... Sì. Oh. E poi per salire al panorama si va da quella parte. Sì. Dopo una prima salita si arriva ad un punto con delle panchine e dei tavoli dove volendo si può fare un picnic. E proseguendo sulla seconda scalinata si arriva sul picco, con una vista a 360 gradi sulla valle e le montagne tutto intorno. Da qui proseguiamo la salita, cioè intendo quella in macchina, non ci sono più scale, non si può andare a piedi più su. Musica? Musica. Just arrived. I've been waiting for so long.
Allora, nonostante il tempo è quello che è, abbiamo deciso comunque di fare la camminata 25 Fontes, il PR6, perché sennò non la facciamo più. Quindi, quello che sarà, sarà, scopriamolo insieme. E via, si va. Il percorso è lungo 4,3 km solo andata, partendo dal parcheggio, ma per i primi circa 2 km, cioè dal parcheggio all'area ristoro, c'è un servizio navetta che passa ogni circa 20 minuti. E ovviamente noi lo stiamo prendendo. I've played all my cards and I'm all out of love. Put my money in the jackpot, but I guess it's falling through. At least I still have you. Dopo la prima parte, fatta di discese a gradoni, il sentiero prosegue costeggiando le levadas, canali che formano un sistema di irrigazione antico, costruito dagli abitanti di Madeira per portare in tutta l'isola l'acqua che nasce dalle sorgenti montane. E qui è pieno di questi uccellini che si avvicinano. E secondo me praticamente la gente si ferma qui a fare picnic e ci sono le briciole a terra, quindi loro si fermano qui. Sì, sapendo che qualcosa può cadere. Si avvicinano tantissimo, sì. Tantissimo. Devo dire che mi viene un po' l'ansietta a pensare di dover rifare la salita, però questa seconda parte è stupenda, bellissima. Praticamente tutta in piano, bellissima veramente. C'è un sacco di gente, un sacco di gruppi, quindi vabbè ci sono momenti in cui bisogna aspettare, far passare eccetera. Però poi è la pace e la tranquillità, veramente. Bellissimo. Dai, nonostante la pioggia, nonostante il freddo, bello. Bello, molto molto bello, e nonostante anche le tante persone. C'è da dire che ha anche iniziato a piovere mentre eravamo lì, quindi abbiamo preso anche un sacco d'acqua, ma va bene così. È stato comunque molto bello. Sì, stupendo. Detto questo, noi adesso ritorneremo indietro con la salita, molto faticosa, e però poi dal bar abbiamo la navetta, top, fino al parcheggio. Niente, al prossimo punto, da qua capiamo dove andare. È giunto il momento di mostrarvi il posto che forse più volevamo vedere a Madeira, la foresta di Fanal. Il fatto però è che cercavamo le condizioni perfette ed è per questo che siamo venuti qui 3 volte. La prima volta siamo venuti al mattino, poco dopo l'alba, in teoria il momento consigliato. Le nuvole erano basse, come volevamo, ma pioveva parecchio. Secondo giro, stesso orario. Le nuvole però erano troppo alte. Ed è vero che le condizioni atmosferiche cambiano piuttosto velocemente, ma non l'hanno fatto nelle 2 ore in cui siamo stati ad aspettare. La terza volta siamo venuti nel tardo pomeriggio. Dopo aver abbandonato Picoruivo a causa delle condizioni meteo, speravamo di trovare quelle condizioni meteo qui. Insomma, la sfortuna di un posto è stata la fortuna dell'altro. Nuvole basse e dense, una perfetta foresta oscura e incantata. E ormai la luce è andata via tutta, abbiamo spremuto ogni singolo momento di questo posto, veramente è stato fantastico, è proprio come volevamo viverlo. Sì, ed è magico, veramente magico, sembra la foresta del fauno. Davvero, veramente incredibile, da non perdere se venite a Madeira, assolutamente. Provate a farla con queste condizioni perché è magico. Bene, bene. Soddisfatissimi. Ed è vero che questo è stato per noi il momento migliore, ma c'è anche un lato negativo. Ora dobbiamo guidare tutta la strada del ritorno al buio, oltre che con la nebbia. Molto suggestivo, sì, ma anche piuttosto pericoloso, quindi nel caso fate attenzione.
Dopo aver visitato la parte est e quella centrale di Madeira, andiamo sulla costa nord-ovest, famosa per le zone più suggestive in cui fare il bagno. Ma non solo. Infatti partiamo da un po' più in alto. E saliamo ancora un po'. A parte che dopo Areiro, questa salita è uno scherzino, in realtà. Cioè, nel senso che, sì, due gradini. Non lo so, a me le cosce bruciano. Perché non abbiamo fatto pausa. Oh, va che bella. Scalini, se abbiamo contato bene, per raggiungere la cappella di Nostra Signora di Fatima, che sembra un po' una torre dell'orologio. Vi consigliamo assolutamente di salire. Eccola lì. Dicevamo, vi consigliamo assolutamente di salire, anche perché da qui c'è una bellissima vista sulla valle verso sud e anche sul mare. Si vede tutto praticamente. Sì, quindi, ma adesso il mare andiamo a vederlo un po' più da vicino. Esatto, inizia da qui il nostro giro sulla costa nord. Nord-ovest. Andiamo. Mentre scendiamo sulla costa ci mettiamo in tenuta estiva, perché effettivamente fa caldo su sta costa. Oh. Questo, parlo di questo. Ho toccato tutto. Non toccare il mio schermo. Ok, andiamo. Poi oltrepassiamo la cascata Agua d'Alto prima di entrare in galleria, la prima di molte sul percorso. Ok, nope, non ci fermeremo. La prima tappa è la gettonatissima spiaggia nera di Seychelles, ideale anche per fare surf, che però, dobbiamo essere onesti, non ci ha fatto impazzire. Sì, questa inquadratura è fighissima. Ma per la serie Instagram vs Reality, il resto non l'abbiamo trovato troppo speciale e nemmeno troppo pulito. Comunque, sempre a Seychelles, ci sono delle piscine seminaturali che sembrano molto belle. E in realtà noi ci accontentiamo di vederle qui dall'alto, perché fa troppo freddo per comunque scendere e fare il bagno, la luce non c'è, insomma. Scuse per non dover fare questa discesa a piedi. La salita è il problema, la discesa sì, si fa. Esatto. E però, per vostra informazione, queste dovrebbero essere gratuite rispetto ad altre che vedremo tra poco, che invece sono a pagamento. Quindi andiamo a vederle col drone e parliamo anche un po' delle condizioni della strada. In questa zona, infatti, ci sarebbe una vecchia strada costiera molto scenica, con scogliere e cascate. Ora, ci sono dei punti dove la strada antica è percorribile, ma ci sono anche questi cartelli. Quindi, diciamo che la cascata andiamo a vederla col drone. Sì, questa specifica cascata, col drone, tranquilli, dalla macchina. Sì. Ah, ce la godiamo così. Onestamente, non ci va di rischiarcela, siamo pavidi, va bene? Va bene. Qui c'è una macchina però. Per sicurezza proseguiamo nelle gallerie e ci fermiamo all'imperdibile Miradouro dei Faraglioni, che si trova a Ribeira da Janeiro. L'ho pronunciato malissimo, ma fa niente. Dopo raggiungiamo Porto Moniz, dove ci sono due zone con piscine seminaturali. Le prime che incontriamo sono quelle di Velas. Queste piscine sono bellissime. Le formazioni rocciose ricordano le rovine di un antico castello e sembrerebbe davvero di potersi aspettare una sirena dietro l'angolo. Noi però troviamo solo granchi. Anche queste ci sembrano gratuite, ma non siamo sicuri ci si faccia veramente il bagno. Boh. Nel senso, a me non invita particolarmente, so che sono alghe, però no. È un po' così. Un tizio è appena uscito, quindi boh, evidentemente qualcuno di coraggioso, tra virgolette, c'è. Ma noi proseguiamo e andiamo alle prossime. Queste sono le ultime piscine che vedremo su questa costa, non sappiamo se ce ne sono altre in realtà, però sono le ultime per noi. E sì, queste qui sono quelle un po' più pettinate, l'ingresso è a pagamento, però ci sono anche vari servizi. Ora, la chiusura è alle 7, noi siamo qua alle 7 e mezza, c'era la porta aperta, siamo entrati, non sono uscito niente, quindi... Sì, credo si possa entrare gratis, ovviamente sono chiusi i bagni, sono chiusi gli spogliatoi, le docce, tutte queste cose. Il sole sta per tramontare, andiamo a beccarci il tramonto da una parte, insomma.
Prima di dirvi dove siamo, vi ricordiamo che in descrizione trovate come sempre tutti i link utili e per la prima volta anche una mappa di questo viaggio. Questo perché è vero che durante il video le mappe ci sono, ma abbiamo pensato di offrirvi qualcosa di navigabile e dettagliato anche con specifiche location fotografiche che potete avere sempre a portata. Comunque, per esplorare la parte ad ovest dell'isola avevamo scelto un punto d'appoggio in questa zona, cosa che sarebbe stata molto utile se non avessimo rimbalzato come dei folli da una parte all'altra dell'isola. Ma siamo comunque molto contenti di aver provato questa cosa perché appunto oltre agli hotel ci tenevamo tantissimo qui a Madeira a provare un glamping. Sì, infatti ci sono diverse strutture. C'è da dire che, dato che non sono tantissime, vanno via anche in fretta, noi con poco più di un mese di anticipo abbiamo trovato letteralmente l'ultima stanza di questo qui con le cose geodetiche, molto molto carino devo dire. È comunque molto bello, ma anche altri che ci ispiravano proprio non ci avevano posto, quindi diciamo che è stato questo o niente. C'è da dire che è molto bello. È molto bello e ha anche la possibilità, avendo il cucinino, di diciamo servire un po' anche da appartamento, ecco, quindi se fate orari come i nostri potete cucinare qua. E se siete preparati, noi non lo siamo, quindi no. Vabbè. Però ha un ottimo affaccio sul mare, alla piscina, che non abbiamo usato perché comunque, ripetiamo, fa freddo. Sì, abbiamo fatto soltanto i videini e le fotine, ma va bene così. Detto questo, dovremmo avervi detto tutto di questo viaggio un po' pazzo a Madeira, che comunque ci è piaciuto tantissimo, nonostante il tempo non fosse quello perfetto, però appunto. C'è stato, anzi abbiamo fatto anche delle foto interessanti. E questo ci ha fatto tornare in mente, solo questa, non perché qualcuno ci ha scritto ma il calendario lo fate l'anno prossimo. Facciamo questo calendario e svegliamoci ora, non ad ottobre. Magari quindi il prossimo video facciamo che editiamo insieme delle foto. Le scegliamo insieme e le editiamo insieme. Sì. Che dite? Così ci portiamo avanti per dicembre. Va bene. Detto questo, grazie per aver guardato questo video. Noi ci vediamo appunto al prossimo video e al prossimo viaggio. O da casa montare a editare le foto. Esatto. Uno dei due è uguale. Quello che è. Ciao.